aerodinamica è la scienza che studia il flusso dell'aria che investe la vettura sia sulla sua superficie esterna che su tutte le componenti interne, presa d'aria, snorkel, raffreddamento, radiatori. L'aerodinamica per una vettura di Formula 1 è essenzialmente l'elemento più importante che ne governa la prestazione. Questa importanza è cresciuta negli ultimi probabilmente 20-30 anni per diversi motivi, sia per motivi tecnologici che hanno visto l'evolversi di software come il CFD, di strumenti come la galleria del vento, sia per limitazioni che via via hanno visto controllare e regolamentare lo sviluppo di altre componenti della vettura, come ad esempio il motore che è stato congelato e sul quale si possono fare minimi interventi, come l'elettronica che è stata congelata e sulla quale il fornitore unico fornisce un prodotto uguale per tutti i team, o ad esempio anche il cambio che è congelato per un certo numero di gare. Quindi l'aerodinamica ha visto terreno fertile per sviluppare tutte le parti della vettura e è stata anche la scienza che ha permesso di affinare componenti come gli scarichi anche a fronte di diversi cambiamenti regolamentari. La deportanza si definisce come il carico verticale che gli elementi trasmettono verso il basso alla vettura. La portanza è l'opposto della deportanza, quindi il carico verticale che gli elementi trasmettono verso l'alto. Le vetture da Formula 1 vivono grazie alla deportanza che tutte le componenti trasmettono, gli aeroplani all'opposto vivono grazie alla portanza che gli permette di rimanere in volo. La resistenza all'avanzamento, anche definita drag, è la parte, la risultante delle forze che si oppone all'avanzamento della vettura. Tipicamente le vetture di Formula 1 hanno dei valori di efficienza che possono andare dai vecchi 3,5 ai 4 o anche di più, ed esprimono il rapporto tra la deportanza, quindi il carico verticale, e la resistenza all'avanzamento, quindi il carico che si oppone alla vettura. Il carico aerodinamico fondamentalmente equivale alla deportanza, quindi è la somma di tutte le risultanti di pressione applicate al corpo vettura che permettono alla stessa di generare il grip con il terreno. Avere poco carico aerodinamico significa avere un carico verticale al terreno ridotto in curva. Questo è un limite perché riduce le forze che il pneumatico può scambiare con il terreno e quindi di fatto riduce le velocità di percorrenza in curva. Di pari passo, poco carico aerodinamico è generalmente accoppiato a una bassa resistenza all'avanzamento e quindi porta la vettura poi ad avere delle velocità di fine rettilineo molto elevate. Abbiamo visto in questi anni, ad esempio, vetture come la Red Bull avere un elevato carico aerodinamico e quindi delle elevate velocità in curva, ma avere delle top speed contenute rispetto agli altri team. Abbiamo visto anche altri team, come ad esempio la Force India, avere delle elevate top speed, chiaramente pagate da un carico ridotto in curva. Per noi tecnici l'aerodinamica è principalmente uno degli strumenti principali per generare prestazione per la Formula 1. Per la Ferrari però è un veicolo importante di trasferimento tecnologico dalle vetture da corsa alle vetture stradali, che avviene su diversi fronti: su un fronte di trasferimento di metodologie di lavoro, quindi di strumenti, su un trasferimento di know-how e su un trasferimento di soluzioni tecniche, come possono essere ad esempio quella di ali mobili che potete vedere nelle vetture stradali. L'importanza dell'aerodinamica nelle vetture stradali è cresciuta, direi, di pari passo assieme all'importanza dell'aerodinamica nelle vetture di Formula 1 e ha visto il suo culmine nelle recenti F12 Berlinetta e la Ferrari.